Cari amici, benvenuti alla terza recensione per la linea Transformers The Movie. E qui abbiamo Jazz, povero piccolo Jazz. Come possiamo vedere anche qui il modello rappresenta quello del film, quindi abbiamo una Pontiac Solstice modificata perché hanno tutto il tetto di tela, questo è l'unico col tetto duro, non so se è metallo, alluminio, fibra di carbonio, quel che è. Possiamo vedere comunque, è una piccola macchinetta sportiva che ha la sua arma, che è una specie di pistola, fucile a cecchino, pungolo elettrico, decidete voi, sinceramente non l'ho mai capito. È telescopica, questa è l'unica cosa di cui sono sicuro. E questo è uno dei primi modelli a cui ho applicato le Repo Labels. Quindi abbiamo fanaleria, targa, marca, tubi scappamento, fanaleria posteriore, lunotto e basta, mi sembra che ci fosse solo questo. Vabbè. C'è un solito confronto di dimensioni. Con il povero cap. E passiamo direttamente alla trasformazione. Per prima cosa portiamo in basso lo spoiler e solleviamo il bagagliaio. Ecco qua. Lo portiamo tutto in alto sopra il tettuccio. A questo punto apriamo il cofano. Così. Poi prendiamo questo pezzo e lo facciamo ruotare finché non copre la ruota. E portiamo, ruotando su questo perno, in fuori tutto il blocco. E qui abbiamo il braccio. Mettiamo fuori la manina. E richiudiamo. Mi è rimasto in mano. Comunque sono solo perni a frizione, quindi nessun problema. No? Ecco qua. Stessa cosa a questa parte, vediamo di farla un po' più chiara. Vabbè che sei morto, però non puoi comporti in diretta. A questo punto prendiamo il retro del veicolo e su questo perno lo portiamo del tutto in avanti, finché questo perno non combacia con questo foro e portiamo giù le gambe per comodità. Allunghiamo la gamba e ruotiamo il piede verso l'esterno. A questo punto possiamo portare in giù il piede e destare il tallone. E portiamo giù questa finta ruota perché sì, perché lo dicono le istruzioni. A questo punto entra in gioco la gimmick della linea Movie, che è l'automorph. Portando in basso tutto il parabrezza, scatta la testa in su e si deformerà il cofano. Ehi.
Quindi portando il cofano in giù, la testa si è alzata e la griglia frontale del cofano si è spinta in avanti e la fanaleria si è richiusa un attimo dietro. E qui abbiamo Jazz. Si può vedere benissimo da qui l'eccellente light piping della faccia. E sì, devo dire, la testa sembra più quella, il muso di un gatto più o meno, forse una lince che è finita contro un muro perché è davvero piatta. Passando alle articolazioni, la testa è su un ball joint, le spalle sono su un doppio perno e hanno un perno per la rotazione frontale. Non abbiamo niente al gomito, tranne che un po' di articolazione frontale. Il polso fa su e giù per la trasformazione. Le gambe sono su ratchet. Mi fanno al massimo così in esterno, fanno 90 gradi in avanti e vanno fino al parabrezza indietro. Abbiamo una rotazione 360 gradi del ginocchio che però gratta sulla portiera, che non è rimovibile. L'articolazione del ginocchio è bloccata anche questa dalle portiere. E il piede fa avanti e indietro per la trasformazione, nient'altro. Beh, per l'accessorio l'arma non può essere impugnata perché le mani sono dei piccoli abortini di dita. L'unico modo per farlo è aprire il braccio e usare questo perno con questo. Di qui da foro, voglio dire. E qui abbiamo come Jazz impugna il suo fucile. Ultimo, diciamo, gadget che volendo si può staccare il lunotto e attraverso questo perno lo si può agganciare su una spalla a fare tipo da scudo. O qualcosa del genere. E sinceramente non è un granché, io lo tengo sempre attaccato sulla schiena e buonanotte. Anche se non si aggancia da nessuna parte, rimane appoggiato sul parabrezza. Bene, vediamo un po' le dimensioni. Anche qui si nota come una volta non lesinassero sull'uso delle plastiche. Ed effettivamente Jazz è anche troppo massiccio. Cioè, ha delle gambe che sono assurde. Nel film era molto più longilineo. Era quello agile del gruppo, penso anche prima, più agile di Bumblebee. Qui non so se sembra un nano. Cioè, me lo vedo caricare e sfondare la porta ai 20 orchi che gli stanno alle spalle. Facciamo un bel giretto. Sì. Questo modello è stato ripitturato più e più volte. C'è la versione Battle Damage, c'è una versione anche per Revenge of the Fallen, che è più scura, mi sembra. È stato ridipinto come smokescreen. Ed è il morto del primo film. Mi dispiace per lui, non si è potuto beccare dei remold più decenti del suo modello. Comunque, anche questo deve essere stato uno dei primi modelli che ho preso. E in tutta sincerità, mi piaceva anche al tempo. Adesso più che altro provo nostalgia per quando erano belli massicci e pesanti.
E se tutto va bene, se prendiamo questi due, questo pesa almeno il doppio. Bene. Questa era la recensione del Transformers The Movie dell'Axe Jazz. Suggerirvi se prenderlo? Non ne ho idea, soprattutto perché deve essere difficile trovarlo a prezzi decenti. A me mancano soltanto il Bumblebee come vecchio Camaro e Bone Crusher, e li trovo soltanto a prezzi assurdi. Il Bone Crusher l'avrei visto a 300 dollari per un deluxe che deve essere più piccolo di Jazz, mi sembra. Mentre Bumblebee sono riuscito a recuperarmelo per altre vie, non sto qui a dire chi me l'ha procurato. Bene, per il momento è tutto, ci vediamo alla prossima.